non è proprio agevole da raggiungere. No. Siamo alle porte di Roma, qui tra boschi e colline sorgono scuole alternative, spesso scelte da genitori contrari ai vaccini. Guarda, mi spiace perché siamo chiusi e oltretutto io ho Covid. Proviamo a chiamarne un'altra. Siamo in un momento delirante, se ci pensi. Quando è spaventata proprio l'idea delle mascherine che cominciavano a rompere le scatole pure a loro, abbiamo detto no, vabbè, cioè no. La linea sulle mascherine sembra condivisa da tutte le scuole. Uno degli ultimi arrivati in terza media, la mamma ci ha voluto qui, l'ho portato via perché gli hanno dato 7 giorni di sospensione perché si era abbassato la mascherina. Delle medie, poi quinta, terza, la prima sono i più numerosi, sono 3. Sotto la spinta delle restrizioni fioccano scuole parentali anche improvvisate, come ci raccontano 2 educatori. Se io faccio il Green Pass vado contro tutti i principi che mi hanno mosso a fare questa cosa. Puntiamo molto sul senso pratico. Tu vai a fare il tampone, ti chiedono dove va tua figlia a scuola, dici va da mi fai saltare tutto, dopo ci chiedono il tampone a tutti quanti. Chiara, ma come si faceva proprio fino a 2 anni fa? C'ha il figlio con 2 linee di ferro e vieni a casa. Professor Sileri, anzi onorevole Sileri, per quanto scienziato, prego un commento e prendo dal professor Broccolo e David Parenzo. Questi signori confondono la democrazia con l'anarchia.